Ma dato che non ho mai creduto io ai personaggi filosofici di Pirandello, mai, ho sempre pensato che tutto quel loro filosofeggiare fosse in realtà il risultato di una febbre mentale, feroce. Non è bello, è di bella presenza, è la persona giusta, lo vestiamo bene e va bene questa cazzata che dobbiamo fare. Cartesio, scrutando la nostra coscienza della realtà, ha avuto uno dei pensieri più terribili che si siano mai affacciati alla mente umana, cioè che se nei nostri sogni avessimo una regolarità, noi non sapremmo più distinguerli dalla veglia, non sapremmo più dubitare che ci troviamo di fronte alla realtà. Io credo che il teatro, l'arte, la recitazione, il gioco abbiano il potere di far sbocciare i fiori ovunque. Sono in attesa che sbocci il fiore nel mio personale momento in cui faccio un'analisi piuttosto accurata del mio personale male di vivere. Lei mi invita doppiamente a nozze, ora che ci penso, sì, perché io dovrò sposare per finta pare una ragazza, giusto? Ma sul serio io sposerò la mia onestà.